vostro signore, a cosa devo l'onore della vostra visita? Onore? Oh, ci riteniamo noi onorati che lei ritiene un onore la nostra visita. Se chi per sapesse che quei cose le passa quasi un mese. 25 dì per l'esattezza. E se sanno la moglie? Eh sì, signor maresciallo, noi volessimo sapere se c'è una quainuità sulla Gigia. E sul suo sequester. Cosa? Sequester, rapimento. E la mica portata via? E me la chiama lui? Un invito a nozze? A che di novità? Sì, qualche novità c'è. Abbiamo appurato che il sequestro del sindaco, come dite voi, ha a che fare con quello della Gigia. No. Ma come ha potuto condurre in porto un simile ragionamento? Fa un conto matematico. Se 2 più 2 fa 4, vuol dire che il rapimento del sindaco è a che fare con quello della Gigia. Già, il garesone. Se 2 più 2 fa 4, mi che sarei mai arrivata. E ti rosina. Manca mi, forse la Flavia. Perché proprio mi? Perché dite che è una certa sintonia con il maresciallo. Una certa fede. Dai Flavia, questa è l'occasione buona, dichiarati. Sì Flavia, alla tua età per le più per te, a nascondersi. Maresciallo, la Flavia ha un debole per lei. Ma stessi Andrea di? Ma signore, qui se mi ingaggiavo, questi sono discorsi che si fanno al bar. Qui si lavora. Non sapevo che la signorina Flavia è per questo che riesce a fare il ragionamento a capirlo del 2 più 2. Sì, l'ho capito. Forse maresciallo, è per quel che siamo in sintonia. Po' di intrometto? Maresciallo, faccio specifica domanda alle signore qui presenti. Siete qui per sapere la Gigia o per fare le mezzane? Senta come il parla, mezzane a noi. Giusta. Uè, agente, se due di fan quater, mezzana e mezzana fanno un'intera. Dai Cesina, vemmino che è garbuglia il discorso. Senti, per sapere la Gigia le passa quasi un mese. Sì, per l'esattezza 25 di. E della Gigia nisba. Che ho l'impressione che vi altri vi fai una gola. No. Abbiamo svolto delle indagini sulla segretaria del sindaco. Sulla segretaria? E come mai? Se la porta via lei? Questa la sapete non neanche io. Perché sulla segretaria? me l'ha detto la Gigia. Un attimo che prendo gli appunti. La Gigia mi ha detto testuali parole, ecco qua. Vadi all'aeroporto e se non la trova che la controlla tutti gli orari dei treni. Poi vaga in Uffizi a vedere se c'è o se la che no. E l'ha trovata. All'aeroporto l'hanno chiamato con l'autoparlante. Altoparlante, signora gente, che non ho di auto che parlen. Ha parlato la professoressa. Comunque non ha risposto all'altoparlante. Ma perché la cercava? Cosa la gadì la Gigia? Secondo me la Gigia sapeva tanti rop. Per quella l'ha sequestrata. E mi ha detto pure di controllare se aveva con sé dei soldi. Chi? La Gigia? Ah no, la Gigia, la segretaria. Oh, questa della segretaria è una pista seria, ma lui era all'oscuro. All'oscuro? Esageriamo. Diciamo che sapevi niente. Vabbè, allora era all'oscuro. Vedo, lui era all'oscuro. A scur che chi deve vedere una volta, lui in fondo.
Un barlume lo intravedeva. Dai, Susanna. Allora, gli diceva che la Gigia era d'accordo, che aveva il dubbio che la segretaria la puntasse con quei due. Magari potresti. Brava, e ho pensato, e questo non me l'ha detto la Gigia. Ho pensato che la segretaria e il sindaco avevano una storia e hanno ciappato su i danesi in comune e hanno fatto la fuga d'amore. La fa questa pensata? Maresciallo, ma lui sta il dì. Che è una storia a Roma. Che la sa sta il romanticismo. Questa è un'artista seria. E lui, perché non parlerò con maresciallo? E la controllasse la segretaria l'erano fissi? Sì, sì, abbiamo controllato, ma non ci stava. E in dove era? L'aeroporto, la stazione Chapaltrain e Minaitol? La segretaria stava in ferie. Sul tavolo in ufficio ci stava la richiesta delle ferie firmata dal sindaco medesimo. Tutto in regola. Tutto in regola? Tutto in regola, buono! Come sei tu? Dovevo scappare di da me. Ha fatto tutto in regola. Io ti firmo le ferie e tu mi aspetti là. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Che bella storia. Ma la sciura nera, scusa la che c'entra. La mia del Cindy. Gelosia. La capito scosso. La sei vestita di negro e pur mi ha sparato a suo marito. Maresciallo, sei madre a delineare la storia, ma ne ti devo un po' parlare un mese fa. Ma sono tutte supposizioni, gelosia, donna tutta nera. Ma la mia del sindaco quando è arrivata, la sua aveva già sparato, no? Dopo quando è arrivato appunto è successo tutto, che cos'è? Tutto quello? Il re Benotto! Avi controllato se la mamma della sciura Nadia, la mie, l'era di buon malata? L'abbiamo controllato e la suocera del sindaco ha detto che era proprio malata. Bella forza, se l'era da corcolatosa. Ma vi controlla il pagamento a riscatto? Abbiamo ma questi sono segreti d'ufficio e non se ne può parlare con nessuno. Sì, segreto nel segreto. Ma noi, se il mondo è stacito ed è quinta niente a nessuno, vera? Se ci vuol dire... Ah, cosa ne dice lei? Io? Dico, se la cosa rimane chi tra denum, e se lo può dire, però silenzio di tomba. Oh, beh, se l'è per quel, lo difidas, mime ciami, cesira tomba, tomba del mio cognome, quelli. Più sei silenzio dei sci. Abbiamo bloccato tutti i danni della famiglia, così la sciura non può pagare il riscatto. Ma se la paga no, e il marito che la dà mica in Dresda, la tenimi rapitori. Ma che se ne fanno di un marito? Dopo si straccano e ce lo rimandano a casa. Ehi, che manda il nonno e il marito senza ciapanghel. I rapidur, i laure no gratis. Come si dice, o la borsa o la vita. Giusta, giusta. Se vi altera stare sulla borsa, l'ur se c'ha appena... Noi abbiamo seguito gli ordini superiori. La legge antisequestro parla chiaro, bloccare i danni della famiglia, in modo che fa passare la voglia ai rapitori di rapire la gente. Ora Maresciallo! Guardi qua, un pacco e una lettera. Sarete contenti ora, eh? Lo
le macchine da scrivere che ci sono in giro. Ma cosa me ne frega delle macchine che ci sono in giro? Legga piuttosto cosa scrivono i rapitori. Oh, vabbè, c'è più problema. Ah, come siete furbi. Ve l'avevamo detto che nel corso del rapimento il sindaco era stato ferito. Per curarlo ci volevano soldi, molti soldi, perché non potevamo rischiare di portarlo dal primo dottore qui intorno. Dovevamo portarlo via, lontano, magari all'estero per farlo curare. Ma, come dicevamo, erano necessari tanti soldi che voi non ci avete voluto dare. Voi non ci avete voluto dare, eh? Io non ho voluto darli, vero? E così, giorno dopo giorno, le condizioni di salute del sindaco si sono aggravate finché... Complimenti, signora. Voleva molto bene a suo marito per farlo morire così. Tra atroci sofferenze. Tra atroci sofferenze. Capisce, maresciallo? E noi qui, a guardarci intorno, ad aspettare. Ma, almeno il corpo della Dandre. Certo che me lo ridanno, anzi, me l'hanno già ridato. Ecco. Questo è il corpo, o meglio, quel che resta del corpo del sindaco. Cenere, signori. Questo è Fabrizio Ricorsi, quel bell'uomo del sindaco, intelligente, affascinante. Però posso dire di essere stata fortunata. Ho ancora tutti i miei soldi. Già. Pensi, signora, se lei vendeva tutto e poi pagava i rapitori. Adesso era vedova e povera. Certo. Così ora sono solo vedova e non povera. E le signore non potranno dire guarda quella povera vedova. Seconde di guarda quella ricca vedova. Ma povera si riferiva allo stato di vedova e non di danè. Comunque se la veur bisogna. Quando vedremo a passare, ti sarebbe una sciuranaglia. Senza povera e senza vedova. Sarà difficile, mi vedrete ancora per le vie di questa città. Ma come potrei rimanere qui, legata a magnifici ricordi con mio marito? Io vendo tutto e me ne vado. Maresciallo, almeno adesso che non devo più pagare il riscatto, posso vendere tutto e andarmene. Beh, adesso le cose sono cambiate, quindi... Certo, mi sono cambiata. Arrivederci. Anzi, addio. Signore! Paura che semi di pastis. Sei che un nome. Sem, per modo di dire, pure di dire. Adesso il maresciallo vendi pastis. E perché? Noi abbiamo seguito gli ordini dall'alto, bloccare i danè della famiglia. Oh, don, carimedal,
che più niente sapere, possiamo andare. Come possiamo andare? Ma non sei venuto per la Gigia? Va ben che i rompi in cambiato. Ma la Gigia? Eh già, la Gigia le mo' in dimande rapidure. E se che la parte niente anche lei in un'urna? Ma che la Gigia era non malata. E mi risulta neanche che gambe sparate. Sì, però sapeva tanti rop. Secondo me i rapitori se la tengono lì per un po' finché si calma ad un scos. Ha ragione la gente, ha ragione. Adesso se vuoi riandare, qui di che te la ora. Sempre occupato. Stiamo seguendo delle piste. Delle piste che portano in due. Chi l'unica pista sicura è quella del Vigorelli. Ma va, abbiamo poco. Io non so che muore la pista del Vigorelli. Per me mi interessa no perché sono nonna ciclista. Mi interessa la pista della Gigia e se è una qua in novità. Quella è buona di venire fuori in de per le. Perché è furba, derba la porta e dice son chi? Son chi? Ma come mai ce la sapere? Io ho detto così per dire, e lei è qui davvero! Ma via! Ce ne devi contare di Rob. Ma chi è che l'ha rapita? La contessa Girometti. La contessa Girometti? Ma la esiste? Proprio di Rosina. Fa svegli in mente, se ricorda più. No, contessa Girometti. Sì, forse, sì. No, ma di niente, mica lui. Un liber di un po' di anni fa. Disem una vintena. Dai, la Rosina adesso si ricorda più. Noi siamo in dei fregoli perché che invece adesso me se che succede. E chi è questa contessa che va in giro a fare la pivella? Il sindaco l'ha portato via la contessa. E la rete l'ha sparato. Allora, e non è che l'ha sparato. No. E allora chi è che l'ha sparato? Gigia, ti te dovevi un puntato scorsa a me. Perché te mi dovevi? Te mi dico,
che se te crin tu si tu scopo, in sì che siete bella, se vede il maresciallo che lui risolve il caso. Perché non è mica venuta? Perché la Gigi l'aveva appena incominciato a parlare quando ne arriva da lei la... come si chiama? Girometti! La contessa Girometti e la sequestrata. E mi sono restata lì come una scema e con tanta paura. A questo punto la signora Gigi ci deve contare quel che la sa. Da prima di incominciare la storia, come mai ti sei scilegato? E tutta netta! Vabbè, fai partire la storia dalla mia eleganza. Allora. Se richiese da giù, che mi guardavi in giro, quando passa una sciura tutta eleganta, tutta vestita di neghe, e passa le stesse della contessa. Che fu? Buongiorno contessa Girometti. Lena si gira, la me guarda e la dice: perché mi ha chiamato contessa Girometti? Io sono la moglie del sindaco. E questa è stata la risposta che aspettavi? Come lei aspettava che la contessa le dicesse che era la moglie del sindaco? Proprio, la conferma, perché adesso tutto combaciava. La sciura vestita di Lady l'era la contessa, cioè per lì, l'era la mia del sindaco che la sera mise in neghe per far nuta della gente, ma per mica fase riconus. Per quel che te mi di che te mi chiudeva sui discorsi, per far fa bella figura con del maresciallo. Ma mica fai tempo. Ma la mia del sindaco l'è arrivata dopo, dopo lo sparo della sciura in neghe, come può essere la stessa persona? Ricominci? Ma va bene, sta attentine. Se de no, è per dire un particolare. E la storia la diventa un'altra. Ricapitoliamo. Primo quadro. Oh, mi pare di essere una regista. Primo quadro. La sciura nera. La contessa? Sì, lei. Ma per adesso non sei una volta. Per lui ne tu male la sciura nera, giusto? Giusto. La sciura, per far buttare la gente, le per quel che la se vestisse di neve, la va con un bel passo e la cade in sinde. La va dentro e si sente a sparare. E subito dopo partì de furia una macchina. La sciura nera e il sinde gli sparì. Me venia a te? Sì! La mia del sinde, sai che l'è andata a trovare la sua mamma che la stava mica bene. Dopo un po', stessa strada, la mia del sindaco attraversa la piazza con una valisetta per far capire che è stata via. Per quel che con il buongiorno contessa. Che serve? Sì, sì. La sciura arriva qua e la si dispera. Al momento tutti credi che la disperazione sia vera. Ma adesso mi sembra che è una finta. Perché è una finta? Ma perché la contessa che la sequestra a Marie e la sindacessa è la stessa persona. Ma allora sta dicendo che è tutta una montata? Ma no, ma no, che par che l'è una favola. Un'invenzione. Ehi, anche a me credevi che era vera, eh. Dai Gigià, va avanti, ne? Fa vedere che anche il marescialli te venga a te. La contessa nera la porta via Marie in macchina, la partisce come in giro e furia, la fa un viaggetto più, ma dopo pochi chilometri la si ferma in campagna, la ven giù, la derba il bavio, la fa venire fuori al Marie, che si mette al volant e via per la stazione di treni. Lei la smonta e la si cambia di vestito. La tira via i vestiti, proprio in sci e la faccia per il treno. E lui va a stare in una casa lontana del paese. A me no.
Ma se è stata lei la signora, voglio dire, ha sparato davvero? E si è la ferita del bon? Ma no, ma le ha latito una monta dura per dar più importanza alla notizia. Allora, dove sei arrivata? Al treno. Ah, giusto. Lei la ciappa al treno, ma la fa un viaggio a Kurt, a sede fa credere che la vende alla stazione. Ah, prima che mi fidi altri domani, vorrei precisare che il garbun l'aveva preparato pulito, controllo di tempi, orari ferroviari, insomma, tutta regola. Allora, lei l'ha svuta, attraverso il paese, la vacca sua di corsa, perché mi godì, buongiorno con testa Girometti. La crede la storia non stava più in pe. Mi hanno scoperto la pensa, però c'è nient'altro che la pasta su chi va là. Ma la faccia fa il liber e la legge il nome in copertina. Il liber? Che liber? Che non legge in copertina? Il nome dell'autore, Luigia Marchi. E chi è questa Luigia Marchi? Una qualsiasi. Però a lei che vedi in me qualche tirusina che si ricorda di più. E la autrice del libro potrebbe essere... Sì, lei la pensa. Tu ma lei la poteva chiamare con testa Girometti e la me sequestra. Ora non ho capito, ma perché la sequestra lei e non la autrice? Maresciallo, Luigia Marchi, Luigia, e forse Gigia. Dite se quella che l'ha scritto un libro. Sì, mi, quando sei giù in Abbeviaseva a studiare e scrivere, ho visto giù una storia che la si intitolava proprio in sci, La Contessa Girometti. Ancora non ho capito. Perché la rapita? Adesso una scrive un libro e guarda caso il titolo corrisponde a un titolo. Cosa? Maresciallo, il titolo che corrisponde a un titolo? Ma che dice? Sì, il titolo del libro corrisponde a un titolo nobiliare. Ah. È vero, anche mio, lunga. Afferrato il concetto. Ma gente, ma come parla pulito? Veramente non ho capito nemmeno io. Mi vinta fa, ho scritto un libro in due si quintava la storia che mi sciunde chi di chi. La mia del sinde la si trovate nella stessa situazione della contessa e la pensa bene di copiare la storia per intera. Chi è che si ricordava più del libro? A parte l'autrice. Ed è per quel che l'ha sequestrata. Perché se di noi, mi, potevi anticipare tutti i suoi mossi e mandare per aria la sua messa in scena. È per quello che mi ha detto di controllare la segretaria. Quel che deve dire che ti ama Maria spinta sui discorsi per far fare la figura con del maresciallo. Sì, ma mica fa in tempo. Però adesso Gigia e che è punta sulla storia del libro tutta intera in sci poi finalmente capì anche lui. Avevo paura di perdere un per strada. Però se poi vuoi per leggere la recensione che mi aveva fatto chi an là premetti a lei l'italiano però con un po' di sforzo magari lì si le ha capì anche vi altre. Ah, dice figlia. No. La giovane autrice. Salta, va la trama. Trama. Ah, te la chi? Il sindaco ha fatto un avanzo alla segretaria, lei era favorevole, ma lui si è subito ritirato e in pratica non è successo niente per lui. Ma per lei è successo tutto, adesso lo ricatta. O lascia la moglie per lei o dirà tutto.
farà una denuncia ai carabinieri e racconterà tutto ai giornali. Il sindaco ha messo le strette e decide di confidarsi con la moglie. Dopo le prevedibili scenate e il ritorno alla calma, la moglie propone di fuggire all'estero. Ruberanno i soldi delle casse del comune e insieme partiranno per poi partire. Ma la ragazza ha pronto la sua versione dei fatti. Dirà che il sindaco prima l'ha violentata, ma poi, innamorato pazzo, ha deciso di scappare con lei e di rubare molti soldi al comune. E che lei però ha rifiutato la proposta disonesta e ora lo denuncia. La moglie ha un'idea, il marito verrà rapito. Per rendere più cupa l'atmosfera sarà sparato un colpo di pistola, verrà chiesto un riscatto. La moglie, per pagare, vende tutto. Le trattative si prolungano finché il sindaco rapito non viene più richiesto niente, perché nel frattempo è morto. A questo punto alla segretaria non conviene più far scoppiare uno scandalo, perché ne perderebbe solo della sua immagine. Si ritira di buon ordine e riprende il lavoro con un altro primo cittadino. Il sindaco ovviamente non è morto. Sì, ma l'urna! L'urna è una finta! Va avanti, Flavia! Ha manovrato tutto la moglie, che ha organizzato il finto rapimento e le successive fasi delle trattative, fino al giorno in cui si vestirà a lutto per la vedovanza. Starà in città un paio di giorni a farsi vedere dolente. Poi raggiungerà, dice, i parenti all'estero per rifarsi una vita. E all'estero ci andrà davvero a raggiungere il marito con cui inizierà davvero una nuova vita. Gigia, te sai che mi una storia in sì? Forse l'avevi già sentita. Senza il forse, Rosina. Vinta un po', avevi regalato la copia del mio libro. E te mi avevi detto che ti era piaciuto. Forse te me la devi dire per far piacere. No, no, l'ho leggiuta vera. E mi ricordi anche la copertina. Aver su una donna tutta nera. Ecco perché la sciura Nadia la mia del sindaco la si vestita in sì. Ma Gigia, ma come ne è venuta st'idea? La mia l'è influenzata dalla pubblicità Balilla. Per qua è che la sei vestita nera e in due che sì, una donna tutta nera e con sto vestito attraversa la piazza del paese. Ma te l'hai inventata a dire, bellissima sta storia. Sì, mi, quando sei rigiuina avevi tanta fantasia. E finisce che i due vi sono felici e contenti, e punto, fine. No, beh, a dire la verità che è un'altra conclusione. In dell'ultimo capitolo, venium a sapere che il sindaco e la sua mie in all'estero. Ah, in all'estero! Bisogna indagare, fatti tornare qua. Hanno fatto tutto sto casino e devono pagare. La gente, sì, devono pagare. Altro che qui nell'urna ci sono le ceneri di mio marito. Ma ci ha capito? Maresciallo, non lo dica, ma abbiamo capito. Ma ci ha fatto. Maresciallo, mio Dio, che il sindaco e la sua mie in all'estero per godersi lo scampato pericolo. Ma questa è in del libero. Magari nella realtà si c'è niente, quindi che indagini per fa? E ora è finito in scini? Se la sin davanti la Flavia, bene, ma sarete scosso. Nelle ultime righe si legge, la segretaria si avvicina al nuovo sindaco, anche lui come il precedente, dotato di un certo fascino, e gli sussurra, signor sindaco, potrebbe vedere se ho qualcosa nell'occhio? Ma cosa fa? Non le pare di stringere un po' troppo? Beh, no, non è che mi dispiace, ma lei... Ma lei? Dai, va avanti, no? La finisce sì, ma lei... Ma se vuole dire? Forse vuole dire che la segretaria ci prova anche con il nuovo sindaco. Cosa? Cominciamo con un'altra storia. Agente, immediata ispezione negli uffici del sindaco. Maresciallo, ma lei è una fantasia che vende del libe. Magari nella realtà si cena con... Gigia, adesso che intenzione di restare normale o d'un anno tornare a fare la barbona? Le no che la contessa Girometti
la tese lunga una buona man per tenere il burlone. Ma le vie delle signore sono infinite, vedremo. Le posso dare un consiglio? Io le convengo di rimanere così elegante, affascinante, ma lo sa che anche la bella donna mi piacerebbe discutere un po' di questo libro. Perché non me ne porta una copia, così magari ne risultiamo una sera, magari a cena. Maresciallo, questa è una... ma questa è una dichiarazione. Uè, Gigia, ti farei mica scherzi, Maresciallo, la sa se ti dici? Sì. Che lui mi ha di mettere una mano sui suoi capelli, dessura della visiera. Perché? Perché il culo un po' troppo e lui se ne smussa la fiamma che gli fa sui capelli. E porterò la copia del libro, maresciallo. Se vedo. Tu sai? Andiamo! Che devo offrirsi un aperitivo! Recitare, infatti, è un modo bello di stare assieme a qualche amico.
lavorando insieme per un obiettivo visibile da tutta la comunità. Insomma, un modo bello di diventare grandi. Noi alla Maker lo facciamo da più di 25 anni e vogliamo che la nostra compagnia diventi sempre più grande. Se vuoi vedere come lo facciamo, abbiamo preparato una serata apposta per te. Ti aspettano tanti sketch dei nostri attori e la presentazione completa dell'offerta per la stagione 2017-2018. Presentazioni dei corsi Maker. Sabato 14 ottobre, ore 21, Teatro di Meniglia in via Roma 56. Compagnia Maker, l'alternativa sana all'intrattenimento intelligente. Ci vediamo sabato prossimo. Buonanotte.